Senza bavaglio, informazione libera, sempre. Il cosiddetto decreto mille proroghe è legge. E con esso, udite udite, noi assistiamo a una realtà agghiacciante, il blocco dei fondi per le periferie, previsti questi fondi dal precedente governo, che riguardavano 96 comuni capoluogo di provincia e città e alcune città metropolitane, fondi che ammontavano ad 1,6 milioni di euro. Per carità, voglio precisare un aspetto. Non voglio assolutamente difendere i governi Renzi e Gentiloni. Li ritenevo e li riterrò scadenti, una rovina per l'Italia. Però almeno, con tutti i difetti, questi governi almeno avevano stanziato dei fondi per le periferie. Arriva il cosiddetto governo del cambiamento, Lega 5 Stelle, e i fondi si bloccano. C'è un aspetto formale, si dice appunto che la norma che prevedeva l'erogazione di questi fondi è stata bocciata dalla Consulta, dalla Corte Costituzionale, perché nell'attribuzione di questi fondi non erano state coinvolte, non vi era stato appunto il coinvolgimento delle regioni, motivo per il quale si è dovuto procedere appunto al blocco in ottemperanza di questa sentenza. Però la cosa grave è che il governo si era, l'attuale governo, impegnato nella prima occasione possibile a fare un emendamento per ripristinare questi fondi. Allora si è detto, se c'è una ragione formale, noi non dobbiamo per forza ottemperare a questa ragione formale, però alla prima occasione utile, in tempi brevissimi, noi vi facciamo un emendamento e rimettiamo a disposizione in circolo questi fondi. Favole, chiacchiere, come si suol dire, passato il santo, passata la festa, perché al di là delle promesse questi fondi ancora non sono ritornati. E bene ha fatto l'ANCI, l'Associazione Nazionale Comuni d'Italia, con il suo presidente De Caro, che peraltro è il sindaco di Bari, ad aver interrotto i rapporti istituzionali con il governo, in quanto Conte non ha mantenuto l'impegno che aveva preso, che aveva assunto in data 11 settembre, allorquando aveva promesso questo emendamento. È una presa per i fondelli. Giustamente, dice De Caro, non sapevo, non immaginavo che si stracciassero i contratti stipulati dal precedente governo. È comprensibile l'amarezza dell'ANCI. Giustamente l'ANCI dice, noi non facciamo una questione di colore politico, non facciamo una questione di appartenenza politica. Noi stiamo parlando di una realtà, di fondi che soprattutto servono per il Sud e servono a dare ristoro per le cosiddette aree periferiche. Permettono di realizzare delle opere importanti, per esempio penso all'area di Taranto e alla ristrutturazione dei baraccamenti cattolica, per dirne una. Dei fondi che aiutano periferie che boccheggiano, che hanno bisogno di ossigeno dal punto di vista finanziario. E davvero sono state irriverenti, indisponenti e irritanti le affermazioni dei rappresentanti del governo, del ministro Erika Stefani, la quale appunto, ministro per gli affari regionali, la quale dice: De Caro se n'è andato via senza, così, se n'è scappato, non ci ha permesso, non vuole il dialogo. E ancora, quando De Caro se n'è andato invece esasperato, perché ha detto: non voglio essere preso per i fondelli. E addirittura Massimo Garavaglia, sottosegretario di Stato all'economia, giudica questa sottrazione, questo blocco dei fondi, un falso problema.
La verità evidentemente è che il governo vuole fare cassa, vuole risparmiare, vuole spremere il limone con i soldi del Mezzogiorno. Ma l'aspetto inquietante, gravissimo, sapete qual è? Che i comuni si erano già impegnati, avevano già assunto impegni finanziari con progettisti ed imprese, e quindi già si erano accollate determinati impegni finanziari, determinate spese. Ora si trovano praticamente quei soldi, quei fondi rispetto ai quali si erano impegnati, scomparsi. Come dovranno fare? Cioè, voi precipitate, signor Di Maio e signor Salvini, voi precipitate le realtà comunali, gli enti locali, perché già lo Stato di per sé taglia i fondi agli enti locali, poi promette delle cifre, stanzia delle cifre, all'improvviso le taglia. È come se io so di avere uno stipendio di tot al mese e faccio degli investimenti, poi di punto in bianco mi si dice: hai perso quello stipendio. E io come faccio fronte al mutuo per la casa, al mutuo per la macchina e così via? Questo per banalizzare. È un governo di chiacchiere, di cialtroni. Di Maio è un cialtrone, perché dice: farò per Taranto, nell'ottica degli aiuti, degli stanziamenti, dei finanziamenti, che sono favole, una legge speciale per Taranto, dopo aver confermato Mittal e aver decretato la morte di Taranto attraverso l'Ilva. Farò una legge speciale per Taranto, darò fondi a Taranto. Chiacchiere, perché la legge speciale già c'è, non devi fare nessun'altra legge. Dici favole, perché esiste già il CIS, il contratto istituzionale di sviluppo. Cioè, questi 5 Stelle ti fanno promesse, ti tagliano i fondi che già c'erano e ti fanno vedere che stanno realizzando leggi speciali, che ti stanno dando soldi, soldi che già esistevano, che già preesistevano. Un inganno. Di Maio è uno che gioca, fa il gioco delle tre carte. Signori, ma ci stiamo rendendo conto? Questa è la politica degli annunci. Questa storia del blocco dei fondi per le periferie ha un significato enorme, gravissimo. Significa uccidere gli enti locali, farli indebitare, mandarli sull'orlo del baratro, sull'orlo del dissesto. Tu stai togliendo ossigeno che era già stato messo lì sull'asticella e che veniva infuso, questa sacca di sangue, no, per rimpinguare le esangui casse comunali, era già lì, già stava avvenendo la trasfusione. Tu vai lì, togli la sacca e poi dici: no, stai tranquillo che fra poco te la rimetto, e non metti niente. Questo per i comuni in generale, a maggior ragione per la realtà di Taranto. E concludendo, andando a spostare il discorso a Taranto, non hai più i fondi della legge, non hai più i fondi per le periferie. Ti viene detto, ti tieni l'Ilva intanto, ti viene detto: faremo la legge speciale, non farai proprio niente, perché già c'erano certi finanziamenti che tu ti vuoi acquisire, vuoi far vedere, ma questi finanziamenti già preesistevano. Beh, dimmi tu, Di Maio, ma chi vuoi prendere per i fondelli? Poi non vi lamentate quando venite a Taranto e venite contestati, civilmente e democraticamente. Il governo del cambiamento, il governo delle prese per i fondelli a 5 Stelle. Addio fondi per le periferie. Senza bavaglio, informazione libera, sempre.